ho fatto l'infermiera e poi finito il lavoro, giubilata, ho continuato a fare volontaria. E ospedale vedo molti giovani drogati che perdono la vita. E nel mio cuore mi sono sentita male. Perché questi giovani sbagliano la rotta, non guardano le cose pulite e vanno a cercare il male? E allora l'Iglesia, la Virgine, che sempre si parla, si dice che bisogna rezare perché questa gioventù si salva, non vada a finire nella distruzione. E me, ora che non tengo lavoro, dico, me non posso più fare nada, però camminare posso. E così ho promesso, ogni anno faccio una peregrinazione a un santuario della Virgine. E prima ho trovato difficoltà molto perché non avevo esperienza né di ruta né di idioma né nada. Ora invece sono 25 anni che cammino per il mondo. Prima l'Italia, posso stare in Europa, il Cammino di Santiago, che quello è noto in tutto il mondo. Poi ultimo 10 anni ho pensato di venire in Argentina. E sono stata in Messico, e poi al Brasile, e poi in Polonia, beh, quello è altro, ho fatto anche Gerusalemme. Comunque, e questi cammini mi li offro alla Virgine con l'intenzione che il mondo diventa migliore, che i giovani si ricreano, che non si trova la felicità nel denaro, nella droga, nella lussuria. Lì non sta il bene, lì sta lo malo, si rovinano la vita, perdono la loro gioventù. E chissà che se almeno ogni pellegrinaggio salva un ico, almeno uno, sarei felice che il cielo accettasse questo sacrificio. E poi non è molto sacrificio, perché il mondo è bello. E mi gusta vedere tutte le cose che Dio ha creato, tutte le montagne, il mare, ma soprattutto la gente. E qui in Argentina sono rimasta incantata, perché io sempre viaggio, cammino solita, ma nessuno mi accompagna. E qui da 2 settimane, io non so cosa è successo, si vede che il cielo mi ha voluto dare un abbraccio, dico così, e che una dia mi trovo dietro la polizia e mi penso, perché? Domando, non te proteggiamo? Oh, proteggiamo me? E pensavo, questo dia, invece, no Dio, noi ti proteggiamo fino a Lucano. Meraviglio, è stupendo, il mio cuore sarebbe saltato fuori dalla gioia, felice, e la gente che trovi qui, meraviglio. E pensa che quando mi ho messo per la prima volta qui in Argentina e che mi sono messa sulla ruta a camminare, subito la polizia mi bloccò e dice, che fai tutti qui? E mi ha fatto una peregrinazione, vado alla visita di Lucano. Ma ti, solita? È solita, non tengo compagno. Non si può, questo è un paese di delinquenza. Oh, mi sto, ma no, in tutto il mondo c'è male e bene, ma non credo che qui. No, dice, qui droga, qui ti ruba, qui anche possono rubare anche te. Torna a tua Italia, torna al tuo paese. No, mi sono venuta qui per la Virgine e voglio offrire a lei la mia camminata. E loro forse scherzando, e non credo che dicevano proprio di proposito. E noi, se tu vuoi andare uguale che noi diciamo no, ti mettiamo manette. Ah, e mi rimando, perché anche se ho 91 anni, non voglio che mi mettano nel sacco. Vado al consolato e dal consolato sono andata. Sì, sono andata e lui mi ha detto, cosa ha fatto di male?
Nada, voglio andare alla Verzi, voglio andare a Lucan. E tieni da vivere, da sostentamento? Sì, che tengo. Allora, ma vai, e mi ha fatto, mi ha dato il permesso, e da allora più nessuno mi ha molestato. Todos la han acompañado, la han recibido muy bien. È che da quando sono arrivata fino a Oncativo, dove c'è un campo che tenga delle famiglie che hanno delle missioni particolari nelle iglesie, credo. E quelle mi hanno accogliuto, e siccome avevo un pochino di tempo di avanzo, mi sono stata lì qua circa una settimana e poi mi sono incamminata e appunto da un cattivo a cominciò a avere tutti gli angeli protettori. Da un cattivo a chi? Non ho più Da un pensato cattivo che già cammina solo. né a camminare, né a comere, né a dormire. Tutto preparato. Sono diventata una principessa. La tratta come una princesa. Da burro che tira careto sono diventata principessa. Ella è il burro, chi tira il Ecco. carro. Ora, Emma, usted me dice che hace 25 anni che cammina, 25 anni. ¿En todos lados la recibieron así como acá, en la Argentina, o este es el lugar donde la recibieron? No, neanche me lo sognavo. Nessuno si è accorto di me. No, alla domingo quando andavo alla messa, sì, lo curà, diceva alle persone che entrava alla messa, tenevo una peregrinazione, mi facevano l'applauso, tutto finivo lì. Sì, ma no, non merito, non capisco perché tanta attenzione, tanta felicità, che non faccio niente di speciale. Cosa faccio? Cammino, ma cammino tutti. Ahora, ¿cuándo piensa llegar usted a Luján? ¿En qué fecha tiene previsto? Prevedo che se mi accompagna come ora, penso di arrivare fra un mese, il 18, tra il 18 e 20 di aprile. E poi sono felice perché il Papa mi manda Recibió la un invitación del Papa. messaggio che mi dice che mi aspetta. O sea, la espera en Italia. Sì, che mi Recibió la aspetta, che invitación mi para el aspetta. 22. O sea, la felicidad es enorme, me imagino. Sì, proprio è molta benedizione, e me l'avrei procurato voi senz'altro. Ora, Merito vostro, del vostro popolo e di chi è il presidente. no, il merito è suo, che è la che cammina desde. Ma se voi non vi fosse interessata, non sarebbe successo nada, perché le cose non si conoscono, non si possono fare. Ahora, usted camina sola y la gente que va encontrando en el camino es la que se suma y le ayuda. Felicità, foto, baci, abbracci, a non finire.